L'Angolana, nonostante le tante assenze e con tanti under in campo, ritrova una vittoria che mancava da tre partite e affossa sempre di più il Montesilvano. Dopo un primo tempo equilibrato, i primi 20 minuti della ripresa sono decisivi per le sorti della gara. Botte risposte in avvio, al sesto l'Angolana passa subito in vantaggio con Farias, che è bravo e freddo nella sterzata e nella conclusione, che non lascia scampo ad Ubertini. Sembrerebbe il preludio di una partita in discesa per i padroni di casa, invece dopo appena 4 minuti il Montesilvano trova subito il pareggio, ottimo corner di De Marchi sul quale interviene di testa Valerio che ristabilisce la parità. Dopo 10 minuti scoppiettanti i ritmi si abbassano decisamente e il colpo di testa di Petito che sorvola di poco la traversa è l'unica altra palla gol della prima frazione. L'Angolana non riesce mai ad avvicinarsi in maniera pericolosa alla porta avversaria e quello di Farias rimane l'unico tiro in porta. Nella ripresa Pierantoni prova subito a dare una scossa ai suoi, inserendo un giocatore offensivo, Faiella, al posto di un difensore, Savic, e l'intuizione del tecnico nerazzurro si rivela subito vincente. Dopo appena 5 minuti, infatti, è proprio il numero 20 a spingere in porta il pallone dopo una bella giocata di Farias. A differenza del primo tempo, il Montesilvano non riesce a reagire. Ad avere le migliori occasioni sono invece i padroni di casa, rientrati in campo con uno spirito diverso. Al nono ci prova Ceccani con un tiro da fuori che termina sul fondo. Al diciannovesimo ha ben altro esito, invece, la conclusione di controbalzo di Planamente che toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. Sul 3-1 l'Angolana prende fiducia e viaggia sulle ali dell'entusiasmo, come dimostra la grande giocata di Farias che salta un avversario con un tunnel ma non riesce a concludere a rete. Il rischio di questi casi però può essere qualche calo di attenzione, come accade al 26esimo quando la squadra nerazzurra difende male su un calcio di punizione della tre quarti, ma il Barbarossa non sfrutta l'opportunità. Con orgoglio nel finale il Montesilvano prova a buttarsi in avanti e al 44esimo Di Giampietro ha anche una buona occasione per accorciare le distanze, ma la spreca impattando malissimo il pallone. La squadra di Antignani ora è a 8 punti dalla zona play-out e la salvezza è un'impresa sempre più difficile. L'Angolana invece si riavvicina al terzo posto.